C'era tutta la bella gente del cinema la sera in cui a Saint Vincent furono consegnate le Grolle d'Oro. Marisa Merlini rideva divertita alle battute di Peppino De Filippo. Silvana Mangano invece era emozionata. Franco Fabrizi non perdeva tempo. Fellini aspettava nervoso. Franco Rosi, il vincitore dell'anno scorso, tentava di sorridere. I primi a ritirare il premio, la targa Gromo, furono Orsini e i due Taviani per il film Un uomo da bruciare. Poi fu la volta di Romolo Valli, vincitore di una delle tre Grolle. Applauditissima, Silvana Mangano salì sul palco. Barbara Steele era l'immagine vivente dell'invidia. Alla Mangano la Grolla è stata segnata per avere dato vita a un personaggio assai difficile, Edda Ciano. Fellini 8,5, un altro premio, un altro abbraccio, un altro inchino e naturalmente un'altra intervista. È una stagione felice per il cinema italiano e Fellini è uno dei portabandiera, uno dei più prestigiosi. Non una Grolla ma un orso per Alberto Sordi, d'oro. Lo ha vinto a Berlino con Il diavolo. Appena rimette piede in Italia gli chiediamo. In pochi giorni ha vinto due premi Sordi, ci siamo impazziti. Non è colpa mia. È colpa dei festival. Lei pensa che con il personaggio che interpreta nel film farà un successo ugualmente? Ma io spero che il film vada a Venezia perché è un film che ho creduto quando ho cominciato a girare e credo all'esito del pubblico e della giuria del festival di Venezia. Questo personaggio? Il personaggio del boom è un personaggio un po' complesso, comunque rispecchia un po' la mentalità dell'uomo medio di oggi coinvolto dal miracolo economico. Senta Sordi, lei ha mai pensato all'Oscar? All'Oscar? Beh, sarebbe un volo un po' più lungo da fare per andare a prendere l'Oscar. Comunque affronterò anche sto volo, che vuoi dica. Azione! Appena è il tempo per cambiarsi e Sordi è sul set a girare il boom di Vittorio De Sica. Papà, mi presti 3 milioni? Ti faccio una cambiale 6 mesi. È vecchio. Va bene, come non devo. Ci hai creduto, eh? La sapevi? Non hai 3 milioni, eh? Ti vai a impegnare l'orologio? Lasciamolo ai suoi milioni e alle sue cambiali e prendiamo noi l'aereo questa volta per inseguire un altro personaggio del cinema italiano, Pierpaolo Pasolini. È diretto a Israele dove girerà il Vangelo secondo San Matteo, un'impresa insolita per il populista Pasolini, poeta del sottoproletariato e delle borgate romane. Da cattone al Vangelo il salto è grande. Che cosa si ripromette Pasolini? Sì, girare la più straordinaria storia che sia mai stata scritta. Non, naturalmente non sarà un film commerciale nel senso comune della parola perché questa storia non concede niente al pubblico, però vorrei dire, se mi consente uno slogan, è una storia che senza concedere niente dà tutto. Qual è il suo programma nel momento in cui si prepara ad affrontare un compito così impegnativo? Beh, non mi pongo nessun programma preciso, nessuna regola. In generale preferirò cercare gli attori tra la gente della strada, ma strada in un senso metaforico, anche in università, anche in un convento, non lo so. Dovunque li trovo, trovo una faccia che mi sembra utile e la prenderò. Però non mi precludo nemmeno la strada dello scegliere degli attori di professione. Pasolini dedicherà la sua fatica a Giovanni XXIII III. Il cammino dello scrittore è stato lungo e complesso, dalla rivolta anarchica alla edificazione religiosa. Diciamo la verità, è difficile immaginare che cosa sarà il nuovo Pasolini evangelico.